Come conclusiva corsa, partiti. Dall'interno è veloce Shod, insieme a Di Zalmo e Dumenza, fa partenza anche Papillon insieme a Pirrone, poi a largo Lord Tyrold insieme a Signor Dante, Vanya Stokovic, American Ballet ed in coda lungo la corda linea d'ombra. Questi 10 concorrenti sulla piegata con Dumenza che ha preso leadership e corda nei confronti di Di Zalmo, i due che tirano molto nella fase iniziale, tira molto anche Papillon, all'esterno allora Pirrone insieme a Signor Dante, Vanya Stokovic, per l'interno c'è Shod con in schiena American Ballet, linea d'ombra e in coda Lord Tyrold. Questo è lo schieramento con i cavalli che sono già a metà della dirittura opposta, Dumenza sempre in vantaggio su Di Zalmo e Papillon, in quarta corsia addirittura Pirrone, poi provano a intervenire anche Signor Dante, American Ballet e per linea interna si affaggia anche Shod, con i cavalli che sono all'inizio della piegata conclusiva, davanti tre in diagonale, dall'interno verso l'esterno, Dumenza, Di Zalmo e Papillon, all'esterno c'è, come detto, Signor Dante, si avvicina Shod sul calo di Pirrone, prova a intervenire anche per linee interne, American Ballet ma ancora dietro con Di Zalmo che è passato in leggero vantaggio nei confronti di Dumenza, però c'è all'esterno Shod che è la minaccia principale per il portacolori della Siva, Umberto che prova ad allungare, deve pararsi dall'attacco di Shod che ci prova all'esterno, i due che vanno a fare match ai 100 da... passato Di Zalmo anche in maniera piuttosto chiara, respinto tutti gli attacchi, Di Zalmo se ne va per proprio conto, Di Zalmo che viene a stravincere per la seconda moneta, Signor Dante a Pariglia sul palo, Shod, i due molto vicini per la seconda e terza moneta. Umbertino, la tripletta per lui, i colori della Siba, il treni di Stefano Botti, Di Zalmo si declassa e viene a staccare nel finale con il Signor Dante che finisce molto forte all'esterno di Shod e probabilmente lo appariglia e lo copre sul